di iscritti certificati che avevano diritto al voto è stato di 374.786. Il numero di iscritti che si sono recati al voto è stato di 189.101, corrispondente al 50,46 degli aventi diritto. Roberto Giachetti Voti 20.887 pari all'11,13. Maurizio Martina, voti 67.749 pari al 36,10. Nicola Zingaretti, 89.918 pari al 47,38. Proclamo ammessi al voto delle primarie del 3 marzo 2019 i candidati nell'ordine del risultato: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina, Roberto Giacchetti. Ed eccoci qui. Allora, se ci avete visto anche qualche giorno fa lo stesso video di presentazione, lo usammo per introdurre la puntata proprio con Roberto Giachetti, rappresentante della propria mozione in quanto candidato lui stesso alla eh, guida del Partito Democratico. Questa sera parleremo delle altre due mozioni con un confronto che ci fa molto piacere ospitare. Abbiamo con noi Valerio Fabiani per la mozione Zingaretti. Buonasera, benvenuto. E buonasera e bentornato Bernard Dica per la mozione Martì Buonasera, buonasera e grazie dell'invito. Allora, vorrei partire insomma da quelli che sono un po' i numeri, i risultati di quelle che sono state la prima mancia diciamo di, di questa eh, tornata eh, per l'elezione della nuova guida della screferia eh, del Partito Democratico, eh, ovviamente rapportando la nostra regione, la Toscana. Come sta andando? Parto da Fabiane e poi Dica. A me pare che stia andando bene se la si guarda dal punto di vista dei risultati, e dell'affermazione in Toscana, della mozione diciamo che contiene in sé gli elementi di maggiore cambiamento e che propone una svolta. Naturalmente eh, avremmo voluto sempre una maggiore partecipazione, io penso che anche questo sia un elemento su cui riflettere per il futuro, lo stato di salute del PD, la sua capacità di essere radicato nel territorio, di mobilitare le persone, ma insomma noi... Ci proponiamo di cambiarlo anche per questo. Mm. Dico. Questo congresso potevamo farlo prima oppure potevamo farlo dopo l'Europee. È inutile stare a discutere su quello che potevamo fare. Fatto sta che oggi è, è stata fatta la prima fase congressuale e adesso andiamo verso le primarie ed è importante vedere che ci sono ancora tante persone che credono nel Partito Democratico. Non dobbiamo però vedere questa sfida come un punto di arrivo. Insomma, il punto di partenza vero lo avremo il 4 marzo dopo le primarie quando il PD dovrà cercare di costruire sin da oggi l'alternativa a questo governo, non perdendosi nelle dinamiche interne che sono pure importanti, siamo un partito plurale, è importante che ci siano varie idee, varie proposte, diverse anche piattaforme programmatiche, ma alla fine il Partito Democratico deve prevalere su tutte le tifoserie, su tutte le opinioni interne, perché è importante dare l'opportunità ai cittadini italiani di avere, di poter scegliere anche un partito che è un grande partito e come tutti i grandi partiti ha al proprio interno Diverse sensibilità, ma alla fine si presenta unito e soprattutto più che unito si deve presentare con una linea chiara. Linea chiara che forse negli ultimi anni non abbiamo avuto. Mm. Tra poco parleremo, ovviamente, insomma, vedremo le, le, le diverse emozioni, però ora vi farò un paio di domande eh, a ciascuno, una poi insomma, se volete intervenire eh, scambiatevi pure, però sullo stato di salute del Partito Democratico. Prima che a Fabiane, visto che gira anche molto la Toscana, eh, cioè, se la Toscana secondo, dal suo punto di vista è ancora come dire, un, eh, un osservatore privilegiato per quanto riguarda il Partito Democratico, insomma, un terreno fertile per eh, le politiche del centro-sinistra po in generale o questo mito è un po' tramontato? La Toscana è una terra straordinaria che io ho il piacere di visitare spesso nei miei giri, per l'appunto. Da settembre siamo in congresso con il congresso regionale e poi quello nazionale. È una terra straordinaria che è cambiata molto in questi anni, come è successo al paese, al mondo forse. Ed è una terra che ha pagato un prezzo molto salato alla crisi, soprattutto alcune aree della, sua, della nostra regione. Ed è una terra che ha cambiato profondamente colore politico. Quel che è successo in Toscana negli ultimi tre o quattro anni impressiona perché ha il sapore della fine di una storia. Noi abbiamo, siamo passati da essere una regione nella quale. I comuni che il centrosinistra perdevano era un'eccezione ad una regione nella quale le eccezioni sono i comuni in cui il centrosinistra si afferma e vince ancora. Io penso che sia arrivato il momento di guardare alla verità, di guardare alla Toscana che ha pagato quel tributo alla crisi, alla Toscana che ha sofferto, alla Toscana dove eh, diciamo, anche il nostro modello di welfare, di tenuta sociale è stato messo pesantemente in discussione e mettere in campo una proposta nuova. Credo che questo valga per il Partito Democratico nel suo complesso, naturalmente riguarda anche la nostra regione. Una parentesi velocissima. Come dire, dove sta l'equilibrio? Cioè, quanto è stato dovuto a un trend, diciamo così, nazionale, quanto per eh, dire, degli errori veri e propri dei nostri amministratori. Insomma, di, di, in Toscana è rappresentato il partito. Lei. Ma io uh, non so fare una percentuale, eh, non mi interessa nemmeno molto, diciamo, individuare dei responsabili o dei caprispiatori, non c'è ombra di dubbio che noi abbiamo bisogno di ricostruire un partito che affermi un progetto di sviluppo per la Toscana. Al tempo della crisi, al tempo della globalizzazione, al tempo della crisi della globalizzazione. Noi anche qui come altrove siamo apparsi ancora come il partito imbrigliato nei favolosi anni 90 in cui anche noi avevamo sostanzialmente aderito a un pensiero, un'impostazione di altri, avevamo utilizzato parole di altri per raccontare il mondo, raccontando anche noi che la globalizzazione senza regole, un mercato senza regole avrebbe finito da solo per distribuire ricchezza e opportunità a tutti. Ci siamo svegliati da questo sogno, abbiamo, ci siamo accorti che era un incubo e che c'era bisogno proprio a fronte di un fenomeno che non si può arrestare come la globalizzazione, di istituzioni più forti, di una politica più autorevole, in grado di orientarla, di mettere delle regole, dei vincoli a difesa dell'uomo, a difesa dell'ambiente, a difesa del lavoro. Insomma, la sinistra nasce per questo mm. e il fatto che di questo non si sia occupata non solo negli ultimi 4-5 anni, ma perlomeno negli ultimi 20. Ha finito per confinarci in un ruolo di marginalità, e questo è il rischio: mm. perché la nostra marginalità ha contribuito a spalancare le porte alla destra peggiore che quelli della generazione mia, di Bernard, abbiamo mai. Conosciuto mm. um, senti uh, Bernard, ti do del tu perché insomma, vabbè, anche a Valeria siamo, siamo quasi tutti vicini di età. E, um, la domanda è questa: perché oggi si discute di un, di un congresso insomma, di primarie sottotono? No? Effettivamente, tutti si ricordano insomma, quelli che erano anche i grandi show televisivi che hanno riguardato le primarie di qualche anno fa. Eh, C'è da dire, comunque, il Partito Democratico, um, un paio di giorni fa, Del Rio ha detto che insomma, il, la quota a cui si aspira di persone che, posto, che potrebbero andare a votare è il milione comunque insomma, a fronte degli altri, dei numeri degli altri partiti quando chiamano a raccolto i propri elettori non sono numeri così bassi come dire la sindrome Tafazzi continua un po' perché poi insomma, se si guarda il Movimento 5 Stelle la Lega non solo portano a votare decine di migliaia di persone sicuramente non centinaia di migliaia no? Sì, no, c'è qualcosa così. da rivendicare oppure no? Ma c'è cioè, da rivendicare il fatto che ancora c'è una comunità di donne e uomini che credono nella democrazia e credono che la democrazia non sia qualcosa che va avanti di sé ma va avanti se si partecipa nella nostra costituzione viene detto chiaramente che la democrazia va avanti e vive grazie all'impegno quotidiano dei cittadini che si impegnano all'interno della comunità lo fanno nelle associazioni, lo fanno nei partiti però quello che noi dobbiamo trasmettere anche attraverso la partecipazione a delle primarie di un partito, di uno dei più grandi partiti di centro-sinistra in Italia è il senso vero dell'impegno attivo ed è quello che noi dobbiamo cercare di fare anche attraverso a quelli che sono i ragazzi e le ragazze della mia generazione cioè le cose possono cambiare e possono migliorare se tutti Mette in campo affinché qualcosa davvero possa andare in un certo verso e non in un altro. Non è vero che il bene e il male non esistono. Sono le persone che decidono se stare dalla parte del bene o dalla parte del male. E sono le persone che scelgono quali sono, quali debbano essere le politiche del proprio paese. Se la priorità deve essere tenere nel mare eh, una barca fino a quando non la prende qualcun altro, oppure se andare in Europa e far sì che ogni volta non ci dobbiamo ritrovare a tenere delle persone in ostaggio in mezzo al mare. È la politica che decide e non è vero che come tutte le cose io mi ritrovo spesso a fare delle battaglie sul tema dell'edilizia scolastica a difesa delle scuole. Eh, non è vero che non ci sono i soldi, i soldi ci sono e ci sono sempre stati. Ma è la politica se decide di metterli da una parte o da un'altra: se metterla nei condoni fiscali, nei condoni edilizi, se metterla per favoreggiare chi sta meglio invece dei più deboli, oppure metterla nella sicurezza delle scuole, metterla nell'istruzione, investire sull'educazione. Sono scelte. Per fare questo c'è bisogno di impegnarsi e di non dare agli altri il compito di decidere al posto tuo. Ha detto un grandissimo eh, artista italiano che eh, non dobbiamo lasciare scegliere la folla, no? e quando facciamo scegliere la folla, solitamente la folla sbaglia ce lo insegna la storia, pensiamo a quando fu chiesto alla folla di scegliere di salvare Gesù o Barabba mm. e la folla scelse Barabba. Ecco mm. allora su questo noi dobbiamo impegnarci e dire ai cittadini che ci seguono di darsi da fare, di dire la propria opinione e di far sì che la folla possa scegliere sempre dalla parte del bene, dalla parte dei più deboli e dalla parte del benessere della comunità. Ora allora, veniamo mh, un po' alle, alle questioni in campo, cioè anche le questioni vi dividono, no? perché sui macro temi, insomma, mh, Dica ha, ha citato i temi dell'immigrazione, dell'edilizia scolastica, ma potremmo metterne altri, Valerio Fabiani citava prima il lavoro, su questo si potrebbero declinare insomma, anche attraverso le mozioni, però ce ne sono un paio che sono forse più dirimenti. Vorrei partire con Fabiani da uno che è stata una polemica di questi giorni, forse anche un po' come dire... Mh, spicciola, diciamo così, che riguarda i volantini, insomma, il simbolo di partito che in qualche modo Zingaretti eh, non vorrebbe tenere i volantini o non avrebbe deciso di non tenere, insomma, più che altro per una questione di allargare in modo particolare. Io vi chiedo questo, il simbolo del Partito Democratico oggi è un limite perché qualcuno invece dall'altra parte, soprattutto chi guarda da fuori dice "Guardate, il problema non è il simbolo, sono che i vertici sono sempre gli stessi e non cambiano mai". Eh, mi dite la vostra. Sì, io naturalmente preferirei un congresso uh, capace diciamo, di allestire una discussione <ride> sì. sui temi, sulle proposte, più che sulle scelte grafiche. Diciamo, che devo perché, perché tempo fa no, con Lorenzi no, si eh... tolse il simbolo del Partito Democratico dalle, dalle convention sì, appunto, fu quindi, attaccato da me. Un... Esatto, peraltro non è nemmeno una scelta originalissima mm. dal punto di vista grafico, mm. semmai. Io mi domanderei perché, in molti, per esempio, in molti comuni, anche della nostra regione, ci sono sempre più candidati sindaco del centro-sinistra e del PD che fanno fatica a innalzare questo simbolo. E io penso che da questo punto di vista faccia bene Zingaretti non a mettere a togliere i simboli dai volantini, ma a proporre un lavoro che ci consenta di andare oltre, di allargare. Dopo anni, dopo una stagione troppo lunga di divisioni, lacerazioni, scissioni, abbandoni, noi dobbiamo ricostruire questo campo di forze che è stato diviso e lacerato. E credo che per farlo il PD debba naturalmente avere l'ambizione di guidare questo processo di ricostruzione, ma anche l'umiltà di mettersi a servizio, di dire che ha cambiato, di riconoscere gli errori che ci sono stati. E davvero di voltare pagina, perché oggi siamo tutti a favore della ricostruzione del centro-sinistra, oggi siamo tutti a favore delle alleanze, io lo ero anche quando andava un po' meno di moda, ma insomma diciamo, prendo il bicchiere mezzo pieno, ma il punto è, e va detto, che serve anche la credibilità per proporre questo percorso e per iniziare questa storia. Nuova. Mm, perché Zingaretti l'avrebbe velocissima? Io non, lo, non voglio citare quello che citano tutti, il fatto che Nicola Zingaretti, che pure è vero, il fatto che Nicola Zingaretti è l'unico che ha vinto anche quando perdevamo tutto quel drammatico 4 di marzo. Ma, o meglio, lo cito per dire che Nicola Zingaretti ha vinto quel giorno mentre noi perdevamo tutto il resto, anche noi stessi oltre che i voti, perché ha saputo mettere in campo un progetto, una squadra il noi prima dell'io, ricostruendo quel centro-sinistra che altri avevano diviso. Io credo che questo sia il, il mestiere. Che dobbiamo fare anche a livello nazionale in tutti i territori. Nicola Zingaretti questo lo ha già fatto, ha già dimostrato di farlo, ha già dimostrato di crederci. Uh -huh. E credo che per questa ragione sia più credibile uh -huh. di, di altri. Eh, dica, mi, mi dica la sua su questo: insomma, anche se ci sono dei confini rispetto al guardare al di fuori del Partito Democratico, secondo voi? Perché insomma eh, oggi si parla molto anche di questo: cioè chi sì, chi no. Diciamo così, e soprattutto lo spettro che aleggia su, soprattutto sulla figura di Zingaretti è quella di un, di un rapporto da ricostruire anche con il Movimento 5 Stelle dice Zingaretti con l'elettorato e non con i vertici, però insomma i contatti in qualche modo ci sono. Ma io credo che le alleanze si costruiscono sui temi e sulle proposte vorrei un PD che avesse una piattaforma programmatica chiara noi alle ultime elezioni politiche abbiamo perso no? poi ci sono tantissime eh, ricostruzioni, analisi del voto fatto sta che se uno votava a Movimento 5 Stelle lo votava per il reddito di cittadinanza e per togliere i privilegi alla se uno votava la Lega Nord, lo votava per, non fare per chiudere i porti. Se uno votava Forza Italia, votava Forza Italia per la flat tax. Se uno votava il PD, votava il PD per 100 cose fatte, e 100 cose da fare. Che questo va bene? No? In un paese eh, normale va bene, però in Italia mh, non è che puoi vincere le elezioni con una piattaforma molto, molto complessa, deve avere un messaggio chiaro. Mm. Ecco, forse il PD non ha avuto quel messaggio chiaro. Non ha avuto quel sogno da dare alle persone per credere davvero in quella piattaforma. Quindi vorrei un PD che avesse delle linee chiare sui temi, sull'ambiente, sulla sicurezza, sul lavoro, sull'immigrazione, sulle nuove tecnologie. Una volta che tu hai una piattaforma chiara, la presenti agli altri e dici chi è che vuole, chi è che crede in queste, in queste proposte, chi è che crede in queste idee, chi crede? Viene, lo sottoscrive e venga pure insieme a noi, ma non dover andare a cercare qualcuno con l'anternino affinché possa portarci quel 2-3%. Non guardiamo alle percentuali, guardiamo alle proposte, guardiamo a cosa vogliamo fare noi per cambiare e per migliorare questo Paese. Poi dopo le alleanze si costruiscono, ma si devono costruire non sulle persone, non sugli accordi, ma sulle cose concrete, mm. perché eh, nella politica eh, devono esserci delle priorità. Ecco, la prima priorità deve essere il bene della gente. Ecco, se c'è come priorità il bene della gente, parliamo di proposte. Poi dopo chi le condivide venga pure, questo ci sta. Ma c'è anche un, come dire, una differenza tra chi, come dire, guarda la stagione precedente con troppo. La critica, diciamo così, chi invece la rivendica con forza? No. Sì. No, infatti, c'è chi guarda la stagione precedente un troppa critica e chi la rivendica. Mm, io credo che quello che è stato ormai è stato. Abbiamo fatto 200.000 analisi della sconfitta. Credo che forse dovevamo fare anche qualche analisi della vittoria quando abbiamo vinto all'Europeo il 40%, non ci siamo domandati forse perché, perché la gente credeva in quel progetto e non ha creduto dopo qualche anno, anche dopo poco tempo, nei progetti successivi. Fatto sta che tu quando arrivi a dover eh, ripartire, a dover ricostruire un partito, non puoi stare a dire eh, noi abbiamo fatto, noi andiamo avanti, cioè abbiamo sbagliato su qualcosa. Pensano? Alla, eh, proprio per ricollegarmi al discorso delle scuole, noi abbiamo fatto una riforma della pro, delle province che era giusta, no? che doveva, andava a togliere anche un costo in questione di costi e compagnia bella. Non puoi fare una riforma poi, dopo, perdere referendum con le province che ti rimangono sulla Costituzione e non risolvere il tema. Vuoi lasciare le deleghe all'edilizia scolastica, alle mm. strade e alle province? Dai soldi. Eravamo al governo, non l'abbiamo fatto. È stato un errore? Sì, diciamolo noi, non lo facciamo dire agli altri, però una volta che abbiamo riconosciuto l'errore vogliamo dire cosa vogliamo fare in avanti oppure rimanere legati al passato? Ecco, se bisogna rimanere legati al passato e a parlare di quello che è stato fatto bene, di quello che è stato fatto male e rivendicare completamente, no. Quello è stato fatto, è stato fatto. Adesso pensiamo alle nuove proposte. Quando andiamo in tv non è che possiamo dire alla gente eh, questi sono dei cialtroni noi avevamo fatto. Sì, sì, sì. Oppure questi hanno fatto bene e noi invece avevamo fatto male. L le persone non, non pensano mm. giustamente a quello che è stato ieri, vogliono sapere cosa noi vogliamo fare oggi, domani e dopodomani. Mm. Allora eh, ci fermiamo, ritorno e ripartiremo, darò subito la parola a Fabiane su questo perché insomma un paio di punti li volevo ancora chiarire, cercheremo di andare rapidi anche per parlare di un paio di esemi che riguardano la nostra Toscana, ma ovviamente visto che la sfida è nazionale, quella del 3 di marzo, parleremo delle emozioni in campo, lo faremo giusto tra 5 minuti, ripartiamo dopo il telegiornale. Restate con noi. Scusa Manu, me la fai ripartire? No, vai. Stavo guardando sui che dicendo. Posso andare? Ah, ok. Bentornati in studio, allora stiamo parlando del congresso del Partito Democratico. Insomma, si voterà a livello nazionale il 3 di marzo per le primarie per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico. Siamo con Valerio Fabiani, oggi rappresenta la mozione Zingaretti e con Bernard Dica per quello che riguarda la mozione Martina. Vorrei ripartire da Fabiani, perché prima abbiamo introdotto il tema del Movimento 5 Stelle, volevo dargli la parola velocemente su questo, perché poi secondo me non è, non deve essere un tema di rimente. Però visto che molti accusano oggi Zingaretti di cercare un contatto, una vicinanza con il mondo del Movimento 5 Stelle o magari addirittura di teorizzare un giorno, un domani, un governo eh, a fianco proprio dei, eh, del Movimento 5 Stelle, eh, la domanda che le faccio è questo mm, non crede che tanti di quegli elettori che oggi non votano Partito Democratico e che hanno scelto di votare il Movimento 5 Stelle non lo voteranno più a priori perché proprio è il simbolo in qualche modo che rappresenta qualcosa che loro avversano completamente? Io penso che se tante persone, e sono all'incirca 6 milioni, eh, hanno scelto di non votare più PD e votavano per il PD, noi dobbiamo innanzitutto domandarci perché. Perché diciamo, l'operazione eh, che viene un po' suggerita anche da alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sembra essere quella: devo dire un po' distribuiti sulle diverse mozioni, sembra essere più o meno quella: tiriamo una riga. Facciamo finta che non sia successo niente, ricominciamo, eh, ripartiamo da zero. Quelle persone, mi riferisco proprio a quelle che votavano per noi e che hanno smesso di farlo, se lo hanno fatto, hanno fatto una scelta, forse anche dolorosa in alcuni casi, almeno quelli che conosciamo, io so che è così. È prima di tutto per rispetto loro che dobbiamo domandarci perché, ed è per rispetto nostro che dobbiamo farci quella domanda se. Come dire, se vogliamo cercare di migliorarci e di non ripetere gli errori che abbiamo commesso, c'è poco da fare. In questi anni, noi siamo apparsi come il partito di chi ce l'aveva già fatta, di chi aveva già sfondato, ottenuto successo o che comunque poteva godere di qualche protezione sociale in più. E bisogna dire la verità: eh, noi abbiamo fatto tantissime cose buone che vanno rivendicate con orgoglio, ci mancherebbe altro ma se pezzi interi della popolazione italiana, se le nuove generazioni, se le persone che hanno più bisogno se ne sono andate, hanno smesso, in alcuni casi ti votavano, hanno smesso di votarti, io penso che prima ancora che eh, come dire, eh, dire, raccontare che sono loro ad aver sbagliato, forse occorrerà domandarci dove noi abbiamo sbagliato. Mm. Non sono loro forse ad aver sbagliato a votare, a non aver compreso, ma siamo noi a non aver compreso loro e io penso noi dobbiamo tornare laddove non siamo stati perché se quel messaggio terrificante di Salvini o le proposte sgangherate del Movimento 5 Stelle hanno ancora hanno quel livello di consenso noi sappiamo che quel consenso ha radici esattamente in quei mondi in quelle porzioni della società dove dobbiamo, dovremmo esserci noi mm. e, e noi ci proponiamo di tornare lì eh, Dica, come si fa a reintercett reintercettare in qualche modo l'emergenza sociale che era un po' lo zoccolo duro insomma fino a qualche anno fa del Partito Democratico no, quello dice Fabiane Allora noi, qual è l'errore nostro? Si parla in televisione no, del reddito di cittadinanza l'errore di molti di noi è dire ah, quello serve soltanto per lasciare la gente sul divano non è questo il tema, il tema è che c'è oggi in Italia, come c'era ieri, un problema legato alla povertà e alla disoccupazione. Qual è l'errore che fa questo governo? Confonde il tema della povertà con il tema della disoccupazione, che sono veramente diversi. Le persone che sono realmente povere, pensa ai clochard che troviamo per strada, non hanno semplicemente il bisogno di un lavoro, hanno molto di più. Cioè, a quelle persone lì il divano glielo devi dare. A quelle persone lì devi andare oltre alla mancanza di un lavoro. Penso a problemi che ci sono a livello psicologico. Lo Stato deve aiutarli, non può pensare di abbandonarli sotto i ponti. Invece per quel che riguarda il tema della disoccupazione, tu per far ripartire la richiesta di lavoro devi far ripartire anche i consumi, ma per far ripartire anche i consumi devi far sì che le imprese abbiano degli aiuti per quanto riguarda l'assunzione. Noi ci domandiamo no? come mai vengono fatti meno figli in Italia, come mai i giovani eh, non si sposano, come mai non vengono comprate le case. Ma come può un ragazzo di 30 anni, un ragazzo e una ragazza di 30 anni pensare di poter prendere un mutuo se non hanno un lavoro stabile? Come possono pensare di mettere su una famiglia, fare un figlio, due figli se non hanno un contratto a tempo indeterminato? E noi su questo dobbiamo far sì che la nostra proposta al reddito di cittadinanza sia appunto quello che va nella direzione di far sì che il costo del lavoro sia minore di quello che è oggi in Italia. Cioè le imprese non possono pagare il 50% di quello che ricevono in tasse. Questo è più, non è più ammissibile. Mm. E per fare questo dobbiamo far sì che non possa essere confuso il tema della povertà con il tema della disoccupazione, come fa questo governo. Non risolvendo nell'uno. Um, proviamo a mettere sul tavolo un paio di temi specifici mi dite la vostra risposta ma veramente in un minuto perché almeno riusciamo a parlare di un paio di, di, di questioni parto da Fabiani il tema del lavoro no? mm, insomma. Diciamo così, quando il Partito Democratico ha governato, prima con Renzi, e poi con Gentiloni, eh, si è messo in campo, volendo non lenti, il, il Jobs Act. Eh, ha prodotto o non ha prodotto, insomma, i dati ci dicono che oggi stiamo peggio di ieri, almeno per quanto riguarda le stime. Al di là di questo, eh, le chiedo, quella legge è da stravolgere, ripensare completamente quali sono le misure principali da attuare sul lavoro, eh, insomma, le, le proposte del Partito Democratico nella visione di Zingaretti. Ma, io, io... Nella visione di Zigaretti, non lo so, le posso dire quello che penso io, io credo che il problema sia quello che provavo ad affrontare prima, rovesciare la nostra impostazione, dobbiamo avere l'ambizione finalmente di cambiare profondamente il modello di sviluppo che ha prodotto sì in alcune parti del mondo, per alcuni anche nuove opportunità. Ma noi dobbiamo guardare anche l'altra faccia della medaglia. Sono nate nuove e drammatiche disuguaglianze anche nelle società occidentali ed è successo in Italia. Tutti gli indicatori ci dicono che la forbice fra chi aveva meno e chi aveva un po' di più è aumentata, come è aumentata quella fra generi, fra donne e uomini fra giovani e meno giovani, fra chi è nato in un certo posto di questo paese e anche di questa nostra regione e chi in un altro. Quello è il modello di sviluppo, tanto per essere chiari, che ha concentrato sempre di più non solo la ricchezza ma anche il potere nelle mani di pochi. Ed è così vero che, che nell'anno che si è chiuso qualche mese fa, ha lo hanno detto pochissimi, ma non accadeva da 25 anni, la comunità scientifica del pianeta, 15.000 scienziati, hanno sottoscritto un appello che più o meno suonava così, l'era dell'uomo sta finendo, se non cambiate modello di sviluppo, se non rimettiamo al centro l'uomo, il pianeta, l'ambiente, il lavoro e non il capitalismo finanziario e l'economia di carta che, ha, che li ha sostituiti nel corso di questi anni. Questa è l'ambizione che deve trovare il Partito Democratico e mm. la sinistra. Mm. Io non credo che si tratti di evocare qualcosa di vecchio. Sì, certo, la missione è antica, ma il mondo è nuovo. Mm, e chi no. affrontarlo con problemi nuovi. E, 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 e per parlare di lavoro noi dovremmo avere il coraggio di riconoscere, mi pare anche Bernard dicesse qualcosa da questo punto di vista, che questo è lo stesso modello di sviluppo che ha prodotto nuove e vecchie forme di schiavitù. Perché il, il, ci sono le, le, le vecchie forme di schiavitù con il caporalato nelle nostre campagne, mm -hmm. anche in Toscana, ma ci sono anche nuovi schiavi, che sono i lavoratori che hanno più o meno la nostra età e che sono schiavi di un algoritmo. E che non solo non hanno un reddito, e c'è un problema colossale sul reddito in questo paese, ma c'è anche un problema elementare mm. di diritti. Quelli che hanno smesso di essere cittadini, o la sinistra sta lì e fa una battaglia accanto a loro. O altrimenti per Chiaro. la vista che dà solo marginalità, eh, provo ad andare oltre con Bernard. Anche perché il discorso che faceva Fabiani, diciamo così, è un, è un discorso che dovrebbe in qualche modo valicare, visto che si tratterebbe, diciamo così, di un cambio di visione, di filosofia vera e propria. Quindi un cambio in qualche modo equale dovrebbe avere i confini molto larghi, magari se non altri confini europei, diciamo così, dal punto di vista proprio dell'Unione Europea, eh, quali sono le proposte in campo? Perché qui il Partito Democratico in qualche modo, fermo restando, sta in un insieme, in un contesto, quello dei eh, socialisti europei, molto in difficoltà in diversi paesi eh, dell'Unione, eh, in qualche modo ha un ruolo fondamentale anche proprio nel ricostituire forse un, un asse no, del centro-sinistra a livello europeo. Eh, so, so che Bernardino è molto sensibile al tema europeo, no? come lo si declina? Allora, mh, siamo per l'Europa so. o siamo contro l'Europa? Siamo per l'Europa. Siamo per l'Europa di oggi o per un'Europa diversa? Per un'Europa diversa, qual è l'Europa diversa che sogniamo e che dobbiamo in qualche modo cercare di attuare nella nostra proposta politica? Eh, Un'Europa dei cittadini, ma dove, i cittadini, cioè dove al, al centro ci siano le problematiche degli europei e allo stesso tempo che gli europei siano davvero rappresentati. Noi abbiamo l'unico organo che viene eletto direttamente dai cittadini europei, il Parlamento europeo, che alla fine in tutti i vari organi ci sono, Commissione e Consiglio, non conta quasi niente. Allora, lo vogliamo tenere il Parlamento, gli vogliamo dare più potere, vogliamo dire che dobbiamo andare verso un governo europeo. Il governo europeo lo eleggono i capi, di, i capi dei governi degli Stati membri oppure vogliamo dire che il capo del governo lo eleggono direttamente i cittadini? Secondo me noi dobbiamo andare verso quel senso. Mm. Eh, quando noi diciamo eh, che l'Europa deve essere diversa intendiamo che deve occuparsi dei problemi sociali, ma davvero, cioè non essere soltanto gendarme sui conti pubblici. È bene che ci sia in qualche modo la garanzia di una stabilità dei conti pubblici dei vari Stati che ne fanno parte, ma allo stesso tempo la Commissione come dura quando c'è da vedere il deficit se viene alzato o, oppure abbassato, deve essere dura con i governi europei quando arrivano delle persone in mezzo al mare e non deve essere solo l'Italia ad accoglierle. Non è che mi può dire noi, purtroppo su quello decidono i governi. Ok, però sui bilanci decidi te. Se vuoi essere dura, si sì, dura su tutto. Quando parliamo della disoccupazione, vogliamo dire che il tema della disoccupazione, soprattutto giovanile, deve essere affrontato a livello europeo? Il tema della sicurezza, pensiamo davvero di poter risolvere la sicurezza del nostro paese all'interno dei confini? Sul tema dell'ambiente, cioè quando arriviamo col confine con la Francia c'è una divisione del cielo, dell'atmosfera? No. Quindi è per forza, cioè, chi oggi ci Dice che l'Europa è qualcosa del passato, sono gli stessi che vogliono riportarci nell'Europa del passato, nell'Europa dei muri, dei fili spinati. Ecco, noi vogliamo un'altra cosa, però è chiaro che l'Europa deve cambiare perché se rimane così è destinata a morire da sola. Deve mm. occuparsi davvero dei problemi della gente. Um, siamo, non manca moltissimo tempo. Volevo chiedervi una cosa, magari non è molto appassionante, ma secondo me è qualcosa che ha a che fare con la vita e il futuro del Partito Democratico perché il Partito Democratico nasce poco più di dieci anni fa con una visione eh, chiaramente maggioritaria. Eh, oggi in qualche modo siamo in un contesto diverso, lo si vede, lo si, basta vedere chi ci governa, insomma, si è messo insieme all'indomani delle elezioni eh, e quindi oggi si teorizza, o alcuni candidati al, alla segreteria teorizzano, la eh, distinzione tra chi sarà il segretario del partito e chi un domani eh, sarà il candidato premier eh, mi dice Fabiani insomma, il suo punto di vista mi fai dire una battuta cioè? sull'Europa? Io penso sul, che per l'Europa dovremmo fare quello che dovremmo fare per il PD noi dobbiamo salvare l'Europa come dobbiamo salvare il PD, ma per salvarla bisogna cambiarla profondamente. E su questo sono molto d'accordo mm -hmm. con le cose che sono state dette, perché anch'io fra l'Europa di Bruxelles e l'Europa di Visegrad mi schiero con l'Europa di Bruxelles con tutti i suoi limiti, ma non sarei onesto con me stesso e con i cittadini se non, non capissi che. L'Europa di Visegrad è esattamente figlia dell'Europa di Bruxelles, l'Europa che non ha saputo occuparsi dei suoi cittadini, che diciamo, ha messo insieme la moneta ma non ha messo insieme una politica fiscale, una politica estera, una politica per il lavoro, una mm. politica industriale. Ecco, io penso che questa sia la vera bandiera che i veri europeisti devono imbracciare per, le prossime, per la prossima campagna elettorale. Viceversa, decidessimo di come dire, metterci a difesa, no? Questi fronti che vengono mm -hmm. evocati, ho l'impressione che mm, verremo che percepiti come i difensori di un sistema che ha contribuito a produrre milioni di esclusi e probabilmente non ci capirebbero. Mm. Eh, velocissimo sì. mi dica la sua, sì, sulla questione, no? Segretario... Io sono idea. contrario agli automatismi, ecco, io non credo che, diciamo, ci sono le, st le stagioni della politica... Cambiano, non c'è un di quindi dei contemporanei sembra un'era geologica fa. Eh, però le cose possono cambiare, possono cambiare, come abbiamo visto anche in maniera molto repentina. Certo, noi abbiamo bisogno di qualcuno che si metta in questo momento senza l'assillo di dover fare il leader. Troppi ne ha avuti di leader il PD, che stavano a fare i leader del PD pensando a come candidarsi per fare qualcos'altro, parlo ad ogni livello, uh -huh. e che si dedica alla ricostruzione di questo campo, perché noi abbiamo bisogno di riconquistare la fiducia perduta presso tante persone, ma noi abbiamo anche la necessità di mettere insieme quel che c'è. Guardate, c'è un Paese. Lo si sta vedendo in molte piazze italiane, in molti luoghi del lavoro, lo sta facendo per esempio il sindacato che si sta mobilitando, si sta mobilitando verso la disumanità di Salvini e di questo governo, che si sta mobilitando contro la presa in giro delle politiche sociali che vengono sbandierate da questo governo. C'è un paese che aspetta noi, e oggi serve un segretario del PD che appunto abbia la forza e la credibilità per federare questo mondo, mm. per allargarlo e per metterlo in campo come una proposta. Alternativa credibile. Bernard, io sono d'accordo, sono proprio d'accordo con Valerio, è proprio il motivo per cui ho scelto di sostenere Maurizio Martina. Credo che in questo momento, nel momento in cui il PD tocca il risultato più basso della sua storia politica in Italia, ci sia bisogno di un segretario che davvero si occupi giorno e notte della ricostruzione di questo partito e torni nei luoghi dove noi siamo mancati, perché sì, siamo mancati. Basta vedere i risultati elettorali, nelle periferie, nelle zone delle case popolari. Non ci siamo stati abbastanza e lì dobbiamo tornare. Dobbiamo tornare a prenderci le fischi. Sì, perché no? Meglio prendersi i fischi davanti che prenderli all'interno delle cabine elettorali. Certo è che noi non possiamo pensare, e riconosco anche una critica che è stata fatta durante gli anni in cui è stato segretario Matteo Renzi, che non, non abbiamo avuto modo di essere presenti come partito, ci siamo dedicati giustamente all'attività di governo e non abbiamo dedicato l'attenzione che meritava alla comunità del, PT, del PD sui circoli. Vero. Allora credo che come valeva ieri vale anche, vale anche oggi. Cioè, una persona come Nicola Zingaretti, che si è candidato al eh, governo della Regione Lazio e la sta governando benissimo come l'ha governata negli scorsi cinque anni, non può avere il tempo, con tutto l'impegno possibile, di dedicarsi al governo del Paese e di dedicarsi alla ricostruzione di una comunità che parte da Pantelleria mm. e arriva fino, fino ad Aosta. Quindi c'è bisogno di dedicarsi davvero e dedicare tutto il tempo che merita alla ricostruzione di un partito che in qualche modo eh, davvero ora, deve partire. Giustamente vale, eh, Viene, vuole rispondere perché dica ha lanciato l'attacco, però siamo, abbiamo già esaurito il tempo. No, vabbè, si fa per dire, no. Lucis, sì, 20 secondi, amici e compagni. no. Io non so se, eh, se avrà il tempo, se lo troverà, certamente. ha la credibilità che non ha chi ha condiviso tutto, tutte le scelte principali di questi anni e che piacciono a noi per responsabilità, che non sono soltanto del PD di, o di chi è rimasto nel PD, mm. ma certo che eh, sul il PD eh, mm. non, non è esente. Ha contribuito a sfasciare tutto. Diciamo la, la virginità è un dono in questo caso, dice, dice Fabiana. La virginità, in senso di per quello che riguarda le politiche centrali, ma non è no, un mm. curriculum. Eh, sì, vabbè. Cioè... Vedremo, vedremo. Allora, eh, intanto, questo è una parte del dibattito che trovate per quanto riguarda anche lo, lo spettro nazionale. Ovviamente, insomma, fa piacere che comunque significa che i, il popolo del Partito Democratico è vivo, insomma, lo rappresentano anche le persone che oggi sono venute in studio a raccontarcelo. Grazie mille. Comunque, questa eh, questione continuerà. Grazie, Valerio Fabiani, grazie, a Bernardica per essere stati con noi eh, grazie a tutti per averci seguito da casa telegram termina qui ci vediamo lunedì buona serata a tutti